I residui pazienti affetti da virus Covid-19 in cura all'ospedale di Valdagno saranno dimessi o trasferiti in altre strutture entro il fine settimana. Il San Lorenzo tornerà gradualmente a pieno regime, a deciderlo la direzione dell'ULSS Ottoberica. A confermare la scelta già nell'aria dei giorni scorsi il direttore generale dell'azienda ULSS Otto Pavesi, dopo un colloquio con il primo cittadino valdagnese. Chi avrà bisogno di ulteriori percorsi di cura sarà trasferito al San Bortolo di Vicenza. Una volta liberato il reparto Covid, dopo la sanificazione dei locali, le unità di medicina e geriatria potranno tornare operative, una riattivazione completa con la possibilità di accogliere pazienti da altre località. Questa comunicazione vale come un nuovo segnale che ci proietta verso un progressivo ritorno alla normalità, commenta così Giancarlo Acerbi. Tutte le ditte professionistiche in 24 ore hanno allestito gli spazi in modo tale da assicurare qualità di assistenza e tutela per la salute, pazienti e personale, grazie alla dedizione e professionalità dimostrata da tutta l'equipe. Rimangono attivi comunque altri servizi legati all'emergenza per l'epidemia in atto. Presso il vecchio ospedale rimane attivo il punto tamponi per i pazienti che saranno avviati alle procedure di accertamento.